pedalando tutto in qualche modo per riuscire ad arrivare più là. Manca poco da quando, manca un ultimo sforzo, poi domani chissà che sarà. E tanto gira e va. Dopo il positivo esperimento della passata stagione torna il Giro delle Province Toscane Memorial Franco Ballerini, organizzazione affidata all'associazione ciclistica marcianese 1911 che festeggia quest'anno i 100 anni di attività. Tre tappe con la partenza il 29 di aprile prossimo e conclusione il 1 maggio. Tre tappe impegnative, due tappe in linea, una cronometro individuale che andranno ad assegnare la maglia di leader nel secondo giro delle Province Toscane Memorial Franco Ballerini. Vi dicevo che quest'anno si festeggiano i 100 anni di attività dell'associazione ciclistica marcianese 1911, ma si festeggiano anche i 1000 anni del chiesino di San Miniato in Marciana Minore, località dalla quale prendere il via l'ultima tappa, proprio per rendere omaggio a questi 100 anni dell'associazione ciclistica marcianese 1911. A questo punto non ci resta che andare a scoprire le tre tappe che comporranno il Giro delle Province Toscane Memorial Franco Ballerini. Lo facciamo con tre inviati speciali. Giro delle Province Toscane, Memorial Franco Ballerini, si apre con questa prima tappa con partenza e arrivo in Via Nova. Sarà una tappa per scattisti veloci, non determinerà la classifica di netto. Sarà una tappa comunque impegnativa con le quattro ascese verso Montecatini Alto. Andiamo a scoprirla. Abbiamo appena iniziato la salita verso Montecatini Alto, una salita non troppo impegnativa che lunga 4 km, che però per fare la differenza dovrà essere affrontata con rapporti abbastanza lunghi, anche con la moltipica grande. Nel tratto iniziale ci sono le pendenze maggiori che sono seguite da un tratto centrale con dei tornanti che fanno riprendere fiato prima delle ultime rampe. Everyone's changing, I stay the same. La salita termina qui, una salita che sicuramente si farà sentire nelle gambe dopo la quarta tornata. È seguita da una discesa breve ma insidiosa con una serie di tornanti e un lungo tratto in falso piano fino alla località di Serravalle. Andiamo a vederla. You.
Dopo 113 km e il quarto passaggio sulla salita di Vico, termina questa prima tappa. Vedremo come si concluderà e chi sarà il primo ad indossare la maglia di leader. Seconda tappa del Giro delle Province Toscane Memorial Franco Ballerini, partenza da Monte Castelli Pisano, arrivo a Castelnuovo Val di Cecina dopo 13 km, una cronometro individuale molto atipica e andiamo a vedere perché, scopriamola. Primo tratto in leggera discesa, molto tortuosa, e sarà molto importante pennellare bene le curve. Coloro che sanno guidare bene alla bici potrebbero guadagnare qualche secondo, anche se la differenza si farà più avanti. Dopo 9,5 km, la musica cambia, la strada inizia a salire ed è qui che si può fare la differenza. La salita è dura, misura 3 km, con pendenza dal 4 all'8%. Ti demoralizza perché è tutta dritta e non ha curve. Meglio guardare la propria ruota e non guardare mai avanti. Dopo 13 km arriviamo a Castelnuovo Val di Cecina, una cronometro molto impegnativa. Chi indosserà la maglia qui di leader sarà sicuramente un protagonista di questo Giro delle Province Toscane Memorial Franco Ballerini. Anche quest'anno, il 30 aprile, Castelnuovo ospita la seconda tappa del Giro delle Province Toscane, Memorial Franco Ballerini. Lo fa in collaborazione con l'Associazione Ciclistica Marcianese 1911 e questa è un'occasione non solo per dare l'opportunità di vivere anche nel nostro territorio un importante appuntamento sportivo, ma anche un'opportunità, dicevo, per il territorio per farsi conoscere ed apprezzare, viste le sue specificità, le sue emergenze importantissime dal punto di vista ambientale, culturale, storico, paesaggistico e vista anche la specificità della geotermia che ci contraddistingue non solo per la vicinanza all'Arderello e quindi alla produzione di energia elettrica verde attraverso questa risorsa del territorio, ma anche nel suo lato naturale, penso soprattutto alle fumarole, alle putizie, a tutte le manifestazioni geotermiche naturali, alle quali si aggiungerà presto anche un'iniziativa di valorizzazione di questo importante patrimonio naturale che sarà rappresentato dalla realizzazione di un laghetto balneabile e termale nella frazione di Sasso Pisano. Quest'anno è una tappa a cronometro, diciamo una specie di cronoscalata, perché su un percorso di 13 km, gli ultimi tre saranno molto impegnativi in quanto ci sarà una ripida salita che porterà i corridori nel centro del paese. Si partirà da una borgata a Monte Castelli Pisano,
per la prima volta ospiterà una manifestazione così importante di circa 160 corridori al via. Credo che il ciclismo sia un veicolo pubblicitario enorme per far conoscere alle persone la nostra zona. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I could... Terza ed ultima tappa del Giro delle Province Toscane, Memorial Franco Ballerini. Partenza ufficiosa da Cascina ed arriva a Cascina. 120 km da percorrere. Una tappa insidiosa che può ancora scrivere la classifica generale. Andiamo a scoprirla. Dopo un breve tratto di trasferimento, il via ufficiale dal Marciale di Cascina. Il primo circuito sarà interamente pianeggiante, in attesa del gran finale. Dopo 35 km inizia la prima ripetizione del termine di Buti, una salita che verrà affrontata 4 volte. Non è molto lunga, ma ha pendenze molto importanti. Champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. La salita misura circa un chilometro. Dall'ultimo passaggio mancheranno 13 km all'arrivo. Dopo solo pianura e discesa. El partido ya va a comenzar. Todos juntos vamos a ganar. Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad que viene y que va. Gli ultimi 10 km sono interamente pianeggianti. L'unica incognita potrebbe essere il vento, visto che le strade sono veramente ampie. Dopo 120 km arriva a Cascina. Una tappa molto insidiosa dove dobbiamo affrontare 4 volte il termine di Buti. Chi avrà la maglia in quest'ultima tappa dovrà stare molto attento e dovrà essere bravo a difenderla. Allo alto, campeones o vencidos, pero unidos a intentarlo. Siamo felici di ospitare la terza e ultima tappa del Giro delle Province Toscane, Memorial Franco Ballerini, qui a Cascina, un territorio che esprime la storia del ciclismo toscano attraverso soprattutto la presenza della ciclistica marcianese 1911, che proprio quest'anno festeggia 100 anni di attività e vantando una gloriosa attività e anche una capacità organizzativa che è rimasta intatta e che fa di questa realtà appunto un soggetto capace di organizzare corse di alto livello come questo Giro delle Province Toscane. Territorio che esprime, il territorio di Cascina esprime anche una vitalità rappresentata da ciclismo come gioco e in particolare con la possibilità di inserire anche ragazzi che hanno difficoltà di vario genere, in particolare ragazzi con difficoltà intellettive. Quindi ecco, un ciclismo anche che rappresenta un elemento di integrazione per i ragazzi a tutto tondo. E poi campioni, la mente è in linea,
maglie ridate e facciamo un buon via. Marco Buti, assessore del Comune di Peccioli, che oggi ha ospitato la presentazione del Giro delle Province Toscane Memorial Franco Ballerini, un'occasione per voi per conoscere questa corsa al secondo anno, ma già davvero ad ottimi livelli. Lo stavi dicendo proprio tu, ad ottimi livelli. Io era una manifestazione che conoscevo ma per sentito dire, devo riconoscere che il lavoro fatto dalla Marcianese, che fra l'altro quest'anno compiono i 100 anni della sua vita, è un lavoro importante. C'è una grossa partecipazione a questa manifestazione, noi siamo stati coinvolti come amministrazione comunale di Peccioli per la presentazione di questa gara. Devo dire che siamo felici di questo e devo di nuovo rinnovare i complimenti a questa società e a Claudio De Angeli, che ha fatto per la seconda volta e spero anche per gli anni futuri un grande lavoro, perché questa manifestazione è fortemente sentita. Mi sono accorto che è fortemente sentita. Alessandro Dolfi della struttura tecnica regionale toscana, un appuntamento tecnicamente importante, quello del Giro delle Province Toscane Memorial Franco Ballerini, non solo per gli atleti toscani, perché davvero saranno atleti provenienti da tutta Italia e da tutta Europa. Sì, certamente, avendo sentito il lotto dei partenti, 170 concorrenti con 3 squadre straniere, tra cui anche la nazionale russa, io credo che sia una grande qualificazione di questo giro delle province della Toscana, anche perché è proprio la prima corsa a tappe in tutta dell'Italia, e quindi io credo che ci sia si allineeranno tutti i migliori e tutti vorranno fare, diciamo, bella figura, anche perché le 3 tappe che sono programmate, diciamo, sulla prima, che è una classica, diciamo così, della zona di Vianova, la seconda per conto mio tecnicamente potrà lasciare il segno per dire chi potrà vincere il Giro delle Province Toscane, anche perché nell'ultima tappa io credo che i distacchi non possano essere come quelli che ci saranno nella seconda gara a cronometro, quasi come una cronoscalata. Giacomo Bacci, vicepresidente del Comitato Regionale Toscano della Federazione Ciclistica Italiana. Un fiore all'occhiello questo Giro delle Province Toscane Memorial Franco Ballerini, una corsa importante a livello della categoria juniores e anche il livello tecnico importante. Insomma, gli organizzatori in momenti di crisi come questi sono riusciti comunque a presentare un giro, una bella corsa che vivremo tra qualche giorno. Sicuramente sì, l'ho avuto modo di dirlo anche nella conferenza stampa e continuo a dirlo qui. Grazie Claudio, perché veramente col suo staff è riuscito anche quest'anno a mettere in moto un meccanismo importante che è questo Giro delle Province Toscane. Una continuità di quello che era il Giro della Toscana, e credo che ci sia solo da elogiarlo, perché in un momento così particolare riuscire a mettere in piedi queste manifestazioni, io credo che sia soltanto il buon attaccamento al mondo del nostro sport, e sicuramente in un momento così particolare riuscire a dare queste bellissime manifestazioni al nostro mondo ciclistico. Franco Mazzoncini, detto Pinze, ha fortemente voluto una tappa a Vianova, la prima, quella che aprirà questo Giro delle Province Toscane Memorial Franco Ballerini. Per te è un impegno importante, però com'è nata l'idea di portare a Vianova una tappa del Giro? Era diversi anni che non si faceva una gara in Vianova, perché io dal 57 che organizzo già le gare, addirittura nel 72, dal 72 all'80 ne facevamo anche 6 per stagione. E la passione di organizzare le corse mi piace. Più abbiamo una società che si è fondata ora nuova, speriamo con 7 ragazzi, 7 giovanissimi e 7 esordienti. Senti, organizzare una tappa non è semplice, penso che sono tante le persone al vostro fianco. Sì, parecchi amici, appena mi hanno rivisto, dice, c'eri 6,
e d'altronde la passione lo sanno e mi hanno aiutato. Roberto Spadoni, presidente del Comitato Provinciale di Pisa della Federazione Ciclistica Italiana, questa corsa e il Giro delle Province Toscane, memoria alla Franco Ballerini, ha il cuore che batte in provincia di Pisa. È il nostro cuore, il cuore vero, il cuore sincero. Come ho detto in conferenza, finalmente un giorno positivo, un giorno bellissimo, che è la presentazione di questo Giro delle Province, Giro dei ciclisti, vabbè, delle Province Toscane. Tante negatività apparse in questi giorni sui giornali ci hanno fatto venire cattivi pensieri sul ciclismo. Queste sono situazioni positive. Tra l'altro, mi permettimi, abbiamo a che fare con ragazzi 17-18 anni che, guarda caso, anche a livello del Parlamento le vogliono far diventare, potrebbero diventare addirittura parlamentari, perché vogliono portare da 25 a 18, quindi è un'età importantissima per noi. Sono all'anticamera del professionismo ed è l'anticamera di quello che sarà un mondo per loro, di sportivi o meno. Per noi è la conclusione di un ragionamento partito da giovanissimi per arrivare a quest'età. Questi sono ragazzi che devono fare la scelta per diventare professionisti oppure continuare con la scuola, col lavoro. Daniele Bottini si è occupato della parte tecnica in questo Giro delle Province Toscane, memoria al Franco Ballerini, una manifestazione importante anche dal punto di vista tecnico, con 34 squadre al via. Sì, 34 squadre, che sono tante. Avevamo in partenza deciso di fermarci a 30, poi tra pressioni dalla federazione, amici e tutto il resto siamo dovuti salire a 34, e 170 atleti sono veramente tanti. Un percorso esigente e impegnativo che farà emergere sicuramente gli atleti più in forma. Ma sì, penso di sì, anche perché abbiamo al via sicuramente i migliori italiani del momento. Le tre squadre straniere sono ben attrezzate, come c'è della nazionale Russia. La speranza, comunque, facciamo il tifo anche per i nostri toscani, insomma. Claudio De Angeli, organizzatore e direttore organizzativo di questo Giro delle Province Toscane memoria al Franco Ballerini, lo abbiamo scoperto insieme quest'oggi, una corsa importante con una bella novità che vediamo qui accanto, la maglia di leader. Partiamo proprio da questa maglia. È un'idea che ho avuto qualche mese fa, perché la Toscana naturalmente si ritaglia il suo spazio di grande gloria con l'evento del campionato del mondo, quindi una nostra manifestazione a livello giovanile di una categoria che sarà una dei protagonisti del campionato del mondo del 2013, ci sembrava doveroso doverla rappresentare. Da qui la maglia, io credo che il leader della classifica sarà non solo onorato di essere il primo della classifica del Giro delle Province Toscane, ma anche di indossare una maglia che potrebbe essere di buon auspicio. Anche perché gli atleti che quest'anno correranno il Giro delle Province Toscane memoria al Franco Ballerini, tra due anni saranno under 23 e si giocheranno probabilmente molti di loro anche il campionato del mondo a Firenze. Chissà che qualcuno di loro non sia grande protagonista anche in quell'occasione. Claudio, un giro, tre tappe belle, importanti e insomma un bel percorso. Beh, il percorso è importante, dobbiamo dare atto ai comitati di tappa di averlo scelto insieme a noi per valorizzare anche il territorio, perché non ci dimentichiamo mai che queste manifestazioni dovrebbero essere seguite con più attenzione dalle amministrazioni, perché sono un sinonimo e un viatico di un turismo sportivo che deve essere considerato ancora di più e in modo molto più importante. Molti non riescono a concepire e a capire che ospitare una manifestazione di questo genere con 170 corridori, 3 nazionali straniere, 19 squadre extraregionali può essere uno spot pubblicitario per il proprio territorio. Quindi l'invito che viene da me, dai miei collaboratori, seguiteci un po', perché insomma noi riusciamo con dei costi assolutamente abbordabili a presentare il vostro territorio in una maniera importante. La maglia ne è testimonianza, insomma Toscana è ridata 2013 con il logo della regione, credo che sia un punto di partenza importante per mettere insieme dei discorsi che possono portarci a cose insperate, perché insomma in fin dei conti noi la nostra organizzazione la mettiamo a disposizione, le istituzioni ci stanno venendo dietro, dobbiamo incrementare, perché con i problemi economici che ci sono oggi dobbiamo allargare il raggio d'azione.
Claudio, una manifestazione che quest'anno si svolgerà dal 29 aprile al 1 maggio, una manifestazione che vede l'associazione ciclistica marcianese 1911 in schierata tutta in prima fila. Tu con i tuoi collaboratori, con il presidente Sergio Casarosa, vi state dando molto da fare. Beh sì, quest'anno è l'anno del centenario, trovare una società che fa 100 anni non è roba di tutti i giorni. Noi siamo orgogliosi di questa cosa e, come giustamente stavi dicendo, la società è impegnata su più fronti per cercare di fare bene nel nome del ciclismo, perché poi è lo sport che ci piace di più di tutti. Quindi ringrazio tutti i collaboratori. La C Marcianese 1911 è una realtà importante del territorio nazionale. Noi vogliamo che lo continui ad essere. Ci dovete dare una mano, ci devono dare una mano. Da soli non arriviamo da nessuna parte. Però ecco, l'entusiasmo è tanto. Io mi aspetto che veramente qualcuno approfitti di questa cosa per rendersi conto che il ciclismo è uno sport meraviglioso che riesce a coagulare interessi anche non solo sportivi, ma veramente che variano dal turismo al marketing, al merchandising. Veramente il ciclismo è uno sport che dà la possibilità a chi ci crede di spendere poco e di veder valorizzare il proprio prodotto in maniera esponenziale.